Ciao a tutti, oggi vi presento questo prodotto che non è altro un tempera gessetto con un vano contenitore nella parte sottostante e una spazzola in alluminio che vi aiuterà a pulire tutta la parte della griglia o della rete che è contenuta al suo interno, la quale vi creerà poi la punta al vostro gessetto. Con questo tempera gessetto, chiamiamolo così, vi permetterà di lavorare in modo più definito alcune parti dove vi serve la punta al gessetto. Questo è un pastello Rembrandt che io ho in negozio come tester. Come potete notare, ha la parte tronca come tutti i gessetti. Questo basterà semplicemente ruotarlo all'interno della griglia, vi darà la forma che voi preferite, più tondeggiante solo agli spigoli o quasi a punta. Vi faccio vedere. Scusate se vi copro a volte. Ruotando il gessetto al suo interno, vi creerete la punta in modo tale da andare più in precisione. Scusate se è venuto un po' imprecisa, ma devo ancora far pratica. Al suo interno tutto il pigmento che voi avete consumato non viene buttato, perché viene conservato nel contenitore, il quale poi basterà soltanto prenderlo con una spugna di pan pastel e lavorare sul vostro supporto in modo tale da poter dare anche le campiture. Guardate, ecco qua. Il tempera matite, il tempera gessetto, scusatemi, si trova in commercio in questo modo, come ho detto prima, e ha un costo di 7,50 euro. Per chi vuole altre informazioni in merito può tranquillamente chiedermi o commentare, può tranquillamente commentare sotto al post. Grazie di tutto e buona serata.